Ciao, buongiorno a tutti, questo è il canale del ciclismo dimenticato. Prima di spiegarvi di cosa parla questo canale, io mi presento, sono Stelvio Me e sono un appassionato di ciclismo e soprattutto di questo tipo di ciclismo che noi abbiamo chiamato dimenticato, ma non perché è caduto nell'oblio, ma perché ci piace e vorremmo raccontare storie, eventi e parlare di persone che si sono resi protagonisti di eventi e di tappe che hanno lasciato il segno nella storia del ciclismo. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere mi piace al video. Il video che presenteremo oggi parlerà di una tappa che è rimasta nella storia ed è la tappa del mitico Gavia 1988. Giugno 1988, tappa del Giro d'Italia, Chiesa Valmalenco, Bormio. Una giornata indimenticabile per il Giro d'Italia che molti appassionati sicuramente ricordano, quelli della mia generazione l'hanno anche vista, molti in televisione e molti erano presenti sulle pendici del Gavia. Perché è indimenticabile? Perché quel giorno il meteo ha deciso chiaramente le sorti del Giro d'Italia. La tappa era di soli 120 km e da Chiesa scendeva verso il fondovalle per poi salire al passo della Brica, passaggio a Ponte di Legno, salita del passo Gavia dal versante bresciano e discesa a Bormio. Il passo Gavia in quegli anni non era sicuramente il passo Gavia che ricordiamo tutti noi con la strada asfaltata, ma aveva dei tratti che erano ancora sterrati ed erano i tratti più ripidi. Quel giorno Toriani prese una decisione che poi, diciamo, decise le sorti della classifica e il vincitore del Giro d'Italia. Perché? Perché nonostante il meteo fosse avverso, lui, convocati i direttori sportivi, decise di non variare il percorso. Alla partenza della tappa la situazione è questa. Il giorno precedente, nella tappa per Chiesa Valmalenco, Tony Rominger vince la tappa, Chioccioli conserva la maglia rosa e in questo momento è chiaro favorito per la vittoria del Giro, viste anche le tappe che poi ci saranno. La classifica è molto corta e vede Zimmermann a 33 secondi e Giupponi a 55 secondi. La tappa parte e chi, come il direttore sportivo della 7-Eleven, vedeva più lontano, decide di chiamare al passo per capire come sono le situazioni. Al passo dicono chiaramente che sta nevicando e le situazioni anche della strada non è delle migliori. Allora lui, come anche altri direttori sportivi, decidono di mettere massaggiatori più meccanici sulla strada per fare in modo che i corridori possano ricevere assistenza, guanti, giacche e quanto più riescono a mettere per la discesa che sarà sicuramente molto fredda. La tappa parte, Chioccioli si accorge subito che non è in giornata e quindi la Del Tombo, al momento di attaccare il passo Gavia, decide di impostare un'andatura che possa preservare le energie di Franco Chioccioli. Johan van de Velde, belga, chiaramente abituato anche a queste condizioni del tempo, non curante del fatto che sul passo nevichi, parte all'arrembaggio a metà della salita per sfidare il passo Gavia. In televisione non si vedono immagini, il fatto che ci fosse maltempo non permette alla RAI di mettere in onda le immagini dirette, tutto quello che verrà visto successivamente. Van de Velde poi dichiarerà: ero partito all'attacco convinto che non mi avrebbe più preso nessuno. In realtà poi la natura mi ha battuto. Johan van de Velde, che è in maglia ciclamino, nelle tappe precedenti aveva appositamente accumulato ritardi per potersi permettere di andare in fuga senza che il gruppo lo braccasse. Dietro si sviluppa la gara, dove la Del Tongo cerca di impostare un'andatura che sia compatibile con le forze di Chioccioli che oggi non sono delle migliori. La carriera è fuori dai giochi con Visentini, però sempre Zimmermann che è a ridosso della maglia rosa. In compenso c'è Ernsting, l'americano, il quale si sente molto bene
e decide che oggi sarà la sua giornata. Johan van de Velde sale in un curante del clima, della neve e di quello che poi succederà nella discesa. Dietro invece, assieme a Amstien, anche Breuking, l'olandese, si accoda a lui perché probabilmente, anzi sicuramente per loro, questa è la giornata buona. Scollinano al passo Gavia ad un minuto da Van de Velde, il quale si ferma perché è in crisi nera, mentre Amstien e Breuking, dopo essersi fermati brevemente, ripartono e fanno un vuoto in discesa. La discesa sarà il vero problema per tutti, perché fin tanto che i corridori sono in salita, il calore che produce il corpo serve per combattere il freddo, ma la discesa sarà il vero killer. Durante la discesa i due stanno a debita distanza in modo da non intralciarsi, da non avere problemi durante la discesa, vista anche la visibilità. I due arriveranno al traguardo, ma nessuno esulterà perché chiaramente, non avendo notizie su chi ci può essere davanti o meno, non si sa bene come sarà la classifica. Di Van de Velde non si vede nemmeno la traccia. I tifosi in questa giornata saranno i veri protagonisti. Infatti sulle rampe che salgono sul versante bresciano del Gavia sono loro che spingono con il tifo e anche con le braccia i corridori esausti che sono coperti dalla neve. Ricordiamoci che ai tempi il casco ancora non si portava, quindi immaginatevi la neve sulla testa, sui capelli, sugli occhiali. I tifosi cercano di aiutare in tutti i modi, c'è chi dà cappelli, guanti, giacche, c'è chi cerca di riscaldare, chi arriva in cima e non ha obblighi di classifica, cerca di ripararsi in qualsiasi maniera, c'è chi si fa versare il tè caldo sulle mani, c'è chi cerca dall'ammiraglia conforto, c'è chi sale in ammiraglia per riscaldarsi. Uno di questi, testimone di questa tappa epica, memorabile, è il commissario Marco Saligari, che oggi commenta in televisione e molto spesso ricorda questa tappa, non tanto per la durezza, che chiaramente è stata una tappa molto dura e ha segnato la sua carriera, ma per gli aneddoti e quello che lui ha visto in questa giornata. Amici, so che la prima puntata di Ciclismo Dimenticato sarà dedicata al Gavia 1988. Era il 5 giugno 1988, la tappa era la Chiesa Valmalenco Bormio, una tappa relativamente breve ma particolarmente insidiosa dal punto di vista dell'altimetria, perché bisognava scalare il passo della Pricca e poi raggiungere i 2621 metri di quota del passo Gavia. L'uscita di Edolo, prendendo la strada verso Ponte di Legno, da dove cominciava il passo Gavia, ha cominciato a piovere in maniera decisa, e di fronte a noi c'erano questi nuvoloni via via sempre più minacciosi, e lasciando Ponte di Legno la pioggia si è trasformata in neve, e a metà Gavia la neve si è trasformata in bufera di neve. E sicuramente tutti voi ricorderete, avrete visto le immagini epiche della ascesa di Johan van de Velde in calzoncini e maglietta, maglia ciclamino. Lui arrivò primo cima al passo Gavia sotto una bufera di neve. Pochissimi sanno, e ci tengo a ricordarlo, che poi nel 2012 un gruppo di musicisti, lo Flaga Disco Pax, ha dedicato una canzone che si intitola I Tulipani, una canzone ovviamente soprattutto dedicata a Johan van de Velde, ma Erik Breuking, altro tulipano, corridore olandese, che quella frazione se la giudicò. Tornando alla mia tappa, io sono arrivato in cima sotto una bufera di neve come praticamente tutti, abbastanza staccato, al punto tale che i rifugi erano già al completo, perché il pubblico ha visto transitare i primi e poi ovviamente ha trovato rifugio all'interno, e addirittura al mio passaggio era stato divelto anche lo striscione del Gran Premio della Montagna. Ma la cosa peggiore, oltre alla bufera di neve e al freddo, era quella che non avevi la percezione di dove fosse la strada, perché vi lascio immaginare 25 centimetri di neve, forse anche qualcosa di più,
dappertutto un panorama spaziale sotto una bufera di neve con un vento che ti tagliava il viso e non capivi dove fosse la strada. Io, dopo lo scollinamento, per qualche centinaio di metri ho seguito le impronte dei compagni di gruppo che mi precedevano, quindi cercavo di seguire quelle tracce lasciate dalle ruote per cercare di restare sulla sede stradale. Ma da lì a poco, a poche centinaia di metri dopo lo scollinamento, vedo questo tubo di scarico che faceva uscire il vapore e i gas di scarico. Era un Ford Transit della 7-Up, una delle poche squadre che era riuscita a salire il Passo Gavia per dare assistenza ai corridori. E non dava solo assistenza come siamo soliti vedere con magliette, qualcosa di caldo da bere, ma dava assistenza proprio fisica ai corridori, perché anch'io, come altri che mi avevano preceduto, mi sono fiondato al suo interno, e all'interno in ordine sparso trovo Johan van de Velde, che era stato grandissimo protagonista di quella frazione, Siboni, Alberto Elli e Tomasini e il sottoscritto, che ha trovato, devo essere sincero, un gran beneficio da questa salita sul Ford Transit che era ben riscaldato. Però alla domanda del massaggiatore, che non ricordo chi fosse, non me ne vorrà, però disse a un certo punto: ok, partiamo, e ha innestato la marcia per partire, e io ho sollevato subito il dito dicendo: no, io scendo. E così ho fatto. Sono sceso e ho ripreso la mia tappa in bicicletta. Chioccioli giunge al traguardo con 5 minuti di ritardo, pagando duro prezzo il fatto che, come sottolinea il suo direttore sportivo, la sua corporatura esile e magra lo penalizza terribilmente nella discesa. Visentini e Saronni arrivano con oltre mezz'ora di ritardo. Tutti i corridori sono alla ricerca di Turiani. Chioccioli si lamenta pesantemente, infatti dopo essere svenuto al traguardo, per evidenti motivi, lui dice che il giro gli è stato rubato. Bernard Lapidario non la manda a dire a Vincenzo Turiani: paghiamo 10 anni di giro che sono stati costruiti e disegnati per far vincere Moser? Ci fosse stato Moser oggi, di sicuro non saremmo partiti. Visentini, anche lui, che è noto per essere uno che non ha peli sulla lingua, dice che Turiani non ha voluto rinunciare al compenso che ospita l'arrivo, deve versare nelle casse del giro, facendo perdere, ahimè, il giro a Franco Chioccioli. Il giorno successivo è prevista la tappa che da Bormio, scalando lo Stelvio, porterà i corridori a Merano 2000. Le notizie che giungono la mattina sono di un passo imbiancato con 30 cm di neve, e quindi Turiani, nell'occhio del ciclone, chiaramente decide di fare l'avvicinamento alla partenza della Spondigna con la macchina, perché altrimenti si sarebbe trovato nella scomoda situazione in cui molti corridori non sarebbero partiti e si sarebbero ritirati. Andy Hampstead vincerà il Giro d'Italia e sarà per lui un'impresa storica, perché sarà il primo americano a vincere il Giro d'Italia. Franco Chioccioli, vista la tappa e la performance purtroppo negativa della tappa del Gavia, chiuderà il giro in quinta posizione, ma per lui sarà solo una questione di tempo, perché nel 1991, l'anno che tra l'altro il Giro d'Italia scoprirà per la prima volta il Passo del Mortirolo, lui vincerà il Giro d'Italia. Johan van de Velde, nonostante la sua, chiamiamola, bravata sul Passo Gavia, manterrà la maglia ciclamino e la porterà fino alla fine del giro. Sceso dal Ford Transit della 7-Up, mi sono visto passare proprio dallo stesso 300 metri dopo essere sceso, i miei primi 300 metri riprendendo la strada verso Bormio. E se devo essere sincero, se potessi tornare indietro, da quel Ford Transit della 7-Up, anch'io non sarei mai sceso. Ciao!
Johan parcheggiò la bicicletta contro il parapetto ed entrò nella roulotte in braghe corte, perché fuori nevicava l'universo nonostante fosse giugno.